Bentornati a tutti gli ascoltatori per approfondire la nostra rubrica Medicina Regione Lazio e oggi lo facciamo insieme ad un professionista. Vi vado subito a presentare il dottor Fabrizio Muzzi. Salve dottore! Buongiorno! Salve! Allora, il dottore è un andrologo, quindi oggi parleremo di alcune problematiche inerenti appunto a questa professione. Però prima di entrare un pochino nel dettaglio vorrei sapere un po' la sua storia, dottore. Come si è avvicinato a questa specializzazione? Sì, è stata diciamo una passione fin dall'epoca dell'università, quindi mi sono dedicato alle patologie andrologiche, agli uomini in particolare, proprio perché mi sentivo anche molto vicino a loro in queste problematiche, certo. Sì, per accogliere sia i loro dubbi, questa sfera che diciamo è anche molto, molto privata e a volte anche di difficile esplorazione nella vita comune. Spesso capita che comunque appunto per paura, per timidezza non ci si rivolga a uno specialista, invece dovrebbe passare un altro messaggio, vero? Sì, sicuramente. Fortunatamente grazie oggi anche al fatto che le persone parlano molto di più, quindi anche grazie insomma alle comunicazioni, ai computer, ai social, web, sì. Sì, sicuramente c'è una maggiore comunicazione e si vincono anche un po' quelle riserve che potevano esserci un tempo. Però insomma noto che c'è sempre un po' questa difficoltà ed è un piacere accogliere comunque, certo, questo lato così più intimo. È intimo ovviamente, certo. Allora, dottore, oggi è venuto qui e ci parlerà un pochino appunto delle patologie più diffuse. Sì, diciamo, l'andrologia si occupa di tutte le patologie che riguardano i genitali maschili e sicuramente i capitoli più grandi sono quelli inerenti all'ipertrofia prostatica, la patologia prostatica infiammatoria, quindi le prostatiti, e poi ci sono anche altre malattie che sicuramente grazie proprio alla diffusione delle comunicazioni sono venute a ribalta negli ultimi anni, tra cui l'indurazio penisplastica, cioè la comparsa di alcune placche a livello penieno che determina la curvatura del pene e rende a volte molto difficile il rapporto sessuale. Quindi proprio per questo grande imbarazzo per molti anni questa patologia è stata assolutamente misconosciuta, nascosta e sottovalutata. E si chiama, diciamo, la paternità di questa patologia, che è un po' diciamo meno conosciuta, è la malattia di Laperoni, che era il medico del Re Sole, quindi parliamo comunque di un'attribuzione già molto indietro nel tempo, ma di cui comunque un po' si è persa la reale misura del problema. Oggi se ne vedono molti di più e si parla molto di più di questa patologia. E le cause? Le cause di questa patologia sono molto varie, probabilmente c'è una predisposizione genetica di base, però poi a questo subentra di solito un microtrauma, magari durante un rapporto, un microtrauma che magari il paziente non ricorda, però in maniera estremamente improvvisa il paziente si ritrova ad avere dei grossi problemi di curvatura del pene, che a volte si associa anche al deficit erettile, che appunto è un'altra sicuramente tematica che si affronta quotidianamente spesso in campo andrologico. E per quanto riguarda invece l'ipertrofia prostatica, questa è una patologia che è un disturbo che accompagna il paziente invece diciamo nell'età più matura, ma comunque chiaramente viene seguito in maniera annuale, il paziente quindi segue diciamo già da quel punto di vista una patologia già più in cui i canali terapeutici anche di invio degli altri medici di famiglia già ben demarcato, quindi le persone arrivano sicuramente con più frequenza. Inoltre non c'è da dimenticare la prostatite, che invece è un'altra patologia che può colpire a tutte le età e che può riguardare anche pazienti molto giovani. E la prostatite cosa comporta un po' nel dettaglio? Intanto è molto diffusa, colpisce possiamo dire 8 uomini su 10 di tutte le età, sì. Ed è magari uno pensa che si possa rassomigliare alla cistite ad esempio, quando in realtà è molto povera di sintomi, a volte decorre in maniera silente, ma dà grossi problemi sia dal punto di vista menzionale e a volte si nasconde, si camuffa ancora di più
dando problemi a livello erettile e a livello di eiaculazione precoce, che di solito insorgono all'improvviso e lasciano sicuramente il paziente in balia di un po' di questi, di se stesso, e certe volte questa sintomatologia lo porta quindi a venire anche direttamente dallo specialista. Questo quindi non è una, è un po' silente, sì. come patologia. Sì, non ha certo i risvolti drammatici di una cistite, neanche il dolore è mai così acuto, e quindi sicuramente è una patologia molto insidiosa, soprattutto perché è estremamente diffusa. Senta, dottore, ci sono alcune terapie da attuare? Sì, in campo andrologico sicuramente una volta fatta una buona diagnosi ci sono tantissime terapie sia per tutte queste patologie di cui stiamo parlando, quindi sia dal punto di vista strettamente medico, poi per esempio per l'ipertrofia prostatica quando diventa effettivamente ingestibile o si trasforma quindi con un grado di ostruzione molto alto e da problemi quindi menzionali, si può procedere con interventi chirurgici sempre meno invasivi. Per quanto riguarda l'indurazione penisplastica sicuramente ci sono poche terapie sia conservative sia chirurgiche, è una patologia molto molto complessa, però fortunatamente ultimamente si sono messe a punto alcune terapie conservative che io faccio a base utilizzando la carbossiterapia, mm-hmm. utilizzando l'anidride carbonica con un discreto risultato. E per quanto riguarda poi il deficit erettile c'è ormai un'ampia diffusione di farmaci che sono utilizzati per risolvere le problematiche del deficit erettile, che comunque si possono utilizzare anche quando il deficit erettile è comunque un sintomo che si accompagna alle patologie che abbiamo descritto. E poi ci sono anche in questo settore altre terapie, tra cui l'ozonoterapia, che sembrerebbe essere molto utile per sostenere il paziente e migliorare sicuramente l'erezione in tutte queste patologie che abbiamo descritto. Insomma, quindi ci sono delle terapie che possono poi portare anche un miglioramento della propria vita, perché poi spesso queste sono delle patologie, ecco, che magari non vengono affrontate subito e quindi magari i pazienti lasciano un po' correre, no? Sì, diciamo siamo passati fortunatamente a una reazione da parte delle persone. Prima c'era quasi una resa al fatto dell'età, il fatto che l'età media si sia allungata, certo. Comunque si parla molto di qualità di vita e bisogna insistere su questo tasto. Non c'è un'età per amare, non c'è un'età per avere rapporti, assolutamente. È vero, questo è veramente, veramente importante. Senta, dottore, vuole dare un messaggio ai nostri ascoltatori? Insomma, sicuramente qualcuno di loro avrà qualche problematica oppure magari si sente vicino a questa tematica, a questa intervista. Sì, sicuramente la cosa più importante, il messaggio più importante da dare è che siamo sicuramente in una situazione in cui le informazioni non ci mancano, però affidatevi ai medici, non abbiate paura, non abbiate dubbi, soprattutto per poter filtrare le informazioni che uno riceve in rete e ritenere le più importanti, per evitare soprattutto di incorrere in percorsi che poi non sono... Il fai da te non è proprio, esatto. non è proprio in linea. Comunque sì, siamo circondati e bombardati di informazioni, però sì. Ovviamente un professionista sicuramente ci mette in sicurezza e ci dà dei buoni consigli e poi delle buone terapie. Io, dottore, vorrei ricordare alcuni suoi contatti per avere anche possibilità di, appunto, di contattarla. Allora, il sito web andrologoromaeur.com, e poi abbiamo una pagina Facebook che è Fabrizio Muzzi Andrologo, quindi mettete il like, sicuramente in questa pagina sarà aggiornata, vedremo, sì. Insomma, potremo contattarla, insomma. Certamente, anche solo per avere informazioni. Consulenza, certo, un consiglio. Poi abbiamo l'Instagram Fabrizio Muzzi Andrologo e possiamo venirla a trovare in zona Eur al Medical Salus, Viale Cesare Pavese 304, quindi abbiamo detto tutti i contatti, quindi a tutti gli ascoltatori, insomma, per qualsiasi informazione potete contattare il dottore.
Dottore, io la ringrazio per essere stato qui con noi. Ringrazio voi, ringrazio gli ascoltatori. E magari tornerà a trovarci affrontando qualche nuova tematica, patologia. Insomma, noi siamo sempre ben accetti. Molto volentieri, davvero. Grazie ancora al dottor Fabrizio Muzzi. Ciao a tutti.